a tutti. Allora, rieccoci. Allora, come vedete, gli stampi sono un po' cambiati. Perché? Perché ho fatto un po' danno. Non mi sono accorta, cioè, quando la testa è da un'altra parte è meglio non farle queste cose. Però che cosa è successo? Dopo un po' che avevo curato gli stampi, sono andata a vedere e gli stampi erano ancora completamente liquidi. Che cosa era successo? Ho sbagliato a mettere il componente B. Ho sbagliato a mettere il catalizzatore. Io ho fatto 300 grammi di gomma e ho messo solamente il 5% del 100, quindi ho messo 5 a posto che 15 di catalizzatore. Quindi ho dovuto, era un casino, ho cercato di salvare le pietrine, di pulire tutto e di fare gli stampi. Questi due stampi li ho rifatti con la gomma che mi è avanzata, dato che non riuscirò mai più a comprare la gomma. Ho provato a salvare questi pezzini qua e tutto, e adesso vediamo un po'. Ho usato comunque la stessa tecnica, come vedete. Adesso il punto è che, essendo la prima volta che faccio una cosa del genere, di dover staccare come si dice qui, la colla dal foglio. Vediamo cosa si stacca, anche perché ho aspettato un po' troppo, mi sa, a toglierli. Al massimo spacchiamo tutto. Vediamo un po' come fare. Okay, qui c'è, vediamo, c'è, oh, forse ho trovato la, no, ragazzi, questo è un esperimento, se non esce, cosa devo dire. Devo solo cercare di levare questo, anche perché ho messo tanto, tanto, tanta colla, perché avevo paura che se non si staccasse. Sto perdendo la messa a fuoco. Con calma. No, questa non appiccica, è già una bella cosa. È faticoso, ragazzi, non pensavo fosse così faticoso. Qualcosa ho tolto. Perfetto. Con calma faremo tutto, eh. Oh, ok. E vediamo se qua si toglie o no. Tant'è, sì. Sì. Sì, sì, si toglie. Meno male. Aspettate, cerchiamo di levarlo dalla plastica. Okay. Ragazzi, non pensavo fosse così faticoso. Salvato. Non ci vuole solo un po' di pazienza. Niente di più, niente di meno. Ovviamente, avendo messo la colla a caldo, sotto, le prime parti qua non saranno bellissime, però hanno interesse la parte dentro, quindi nessun problema. Col fatto che ho dovuto togliere, come si dice, le pietrine dalla gomma molliccia. Io le ho lavate con le salviettine, poi le ho lavate tutto, però sinceramente non so, quindi adesso cominciamo a scoprirle. Un po' prima di tutto se si staccano. Si è staccata. Ecco, come vedete, perché ho usato le pietrine che mi erano avanzate e poi ovviamente quelle che ho pulito. Però sembrano uscire, ragazzi, sembra abbia funzionato questa cosa. Interessante. Poi dopo averle scoperte andremo a colare la resina e poi andremo a scoprirle. E poi voglio provare a fare un geode mettendo le pietrine dentro, queste qua più grosse. E appunto, sì, poi devo anche andare un attimo, ma neanche tanto. Se io tolgo questo qua che è pieno di carta, si leva anche un po' di carta. Sì. Ok. Beh, ma dai, sono contenta, ero molto preoccupata che dovevo di buttare via anche tutta sta roba. Invece, guardate quante belle pietrine.
Non ne mancano tante. Poi ogni pietrina era già diversa, poi avendole incollate in modo diverso, non sempre nello stesso punto, avremo tutte pietrine di diversa dimensione, diverso forma. Ok, le ho levate tutte. Oh, bellissimo, sono super soddisfatta. Ok, adesso dobbiamo andare a litigare con questo. Allora, qua mi stava anche un po' colando la gomma, quindi ho aggiunto un po' di più. Non so se questa cosa è bella o no, il fatto di aver tolto prima quello. Non ne ho la pari idea. Vediamo. Oh, questa si leva un po' più facilmente. Ok. Poi tanto la carta abbiamo visto che si leva molto facilmente. Ok, sono rimaste attaccate due pietrine. Il fatto che sono già uscite mi fa molto piacere. Ok. Di levarle. Oh, che bella questa pietra col ricciolino. Ah. Ho cercato di mettere il più vicino possibile per metterne il più possibile, dato che era l'unica gomma che avevo poi. E niente, volevo comunque farne il più possibile. No, sono molto 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 soddisfatta per il momento. Non vedo l'ora di metterci la resina dentro. Non so neanche che colore fare la resina, soltanto ci penso, magari faccio qualche colore, tre colori, quattro colori diversi, ma abbastanza simili, perché appunto poi voglio fare un geode un po' particolare. Ma dai, ne sono uscita un po', ero preoccupata che ne vedessero di meno. Ok, ne mancano. Se non è che lo sto levando molto bene. Magari ce ne stava uno. Perfetto. Ora che cosa vado a fare? Vado a preparare la resina, poi ovviamente adesso pulisco qua davanti. L'andiamo a colare nelle pietrine. Adesso cerco anche un attimo di tagliare, magari il bordo un po' bruttino di questo. Però devo dire, sentiamo un attimo una parola su questo esperimento, cioè della colla calda. Così devo dire che sono molto molto soddisfatta perché, essendo comunque pietre irregolari, non una creazione dritta, sono riuscita a metterle su una base, chiuderlo, non far uscire la gomma. E sono uscite, mi piace molto, lo stampo è venuto molto 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 bene, si vede se devo ritagliarlo, però davvero sono molto soddisfatta, quindi per il momento l'esperimento stampo gomma siliconica è uscito, adesso l'ultimo step è quello di colare la resina e nel prossimo video vedremo di scoprirle. Ok, adesso vado a preparare tutto. Ok, allora ho preparato dei colori un po' strani, cioè un po' scuri, un po' boh, perché poi vediamo un po' come fare il prossimo giro. Adesso mi metto comoda e ora vediamo un po', magari faccio un po' oh, scusate. Adesso pian piano andiamo a versare. Ma questo mi sta un po' turbando. Ok, andiamo a versare la resina dentro ad ogni pietrino. Ho fatto un po' di resina perché sinceramente non so quanto se ne andrà. Boh. Poi sono preoccupata anche perché, come vi dicevo prima, alcune pietrine ho dovuto lavarle tutto e non so come andrà a finire, sinceramente. Quindi boh. Quindi non lo so. E niente. Devo dire che sono preoccupata, sì. Allora, devo dire anche, quante volte devo dire?
che non ho, come si dice, come vedete, tolto i bordi un po' strani, perché dato che poi ho notato che di solito si staccano dei pezzi quando si fanno le pietre, quindi si staccheranno da soli quando sarà il momento. Io non faccio nulla, fanno tutto loro. Ho fatto anche aiuto loro, così, per vediamo un po' come escono. Tutte oro. Ok. Sono un po' in silenzio quando faccio queste cose, come sapete, perché vado in uno stato di ansia, boh. Quindi. Allora, ne mancano qua tre. Ok, questa è un po' così. Adesso dobbiamo fare questo, quindi leviamo molto dolcemente questo e mettiamo questo qua. Ok, e niente, cominciamo ancora. Vediamo un po'. Di fare ancora l'oro, vado di oro, probabilmente sono pochine per fare un grosso oggetto, perché la mia idea era quella di fare tanti stampi, così da fare solo una colata per volta. Al massimo, se vedo che sono, quando le tiro fuori, sono proprio pochine, farò un'altra colata, però non lo so, vediamo. Magari la mia pollaggine non mi portava a fare un danno assurdo, ma come ben sapete sono portata a fare danni, quindi povero me. Ok, mamma mia, non ne mancano tanti, vero? No, tanto lo sto facendo uscire, vabbè. Questo ho mischiato il viola e il fucsia, poi come l'oro, poi ho usato il turchese e nell'altro ho usato un colore che non ho ancora ben capito che colore sia, con un po' di pigmento bellissimo per dargli un po' di senso. Quindi poi quando le tireremo fuori vedremo. Sono un po' agitata per quello che dicevo prima. Finché non si asciugano non possiamo sapere. Che colore metto? Ne sono rimasti 4. Facciamo questo. Facciamo uno a testa. Facciamo uno di questo. Dato che ho fatto 4 colori. Poi facciamo uno questo. Bene. Uno oro e poi uno turchese. Bene, così poi le peso, così so anche la prossima volta più o meno quanta resina fare, perché ne ho fatta di più, appunto perché non sapevo quanta ne serviva. Bene, quindi adesso aspettiamo che tutta sta roba si asciughi e poi nel prossimo video le scopriremo. Niente, io vi ringrazio di aver guardato il mio video, vi mando un sacco di bacini. Ciao ciao ciao!